dici? Mio nipote non è qui. No, signore. L'ho cercato dappertutto. È impossibile. Sono le 5 in punto. Non è forse questo il castello della contessa? Sì, signore. Ecco là il suo clavicembalo. Forse mio nipote non è più innamorato di lei. Sì, signore, come al solito. Forse allora non ha ricevuto la mia lettera. Col vostro permesso, signore. L'ha ricevuta stamane. Ed allora deve essere qui, giacché non l'ho ritrovato in casa sua. Gli avevo fatto sapere che sarei partito da Parigi alle 1:15 e che sarei giunto a Montgeron per le 3. Da Montgeron a qui vi sono 2 leghe e mezzo. Per 2 leghe e mezzo calcoliamo circa 5 quarti d'ora, supponendo che le strade siano in cattivo stato. Ma tutto sommato non lo sono affatto. Affatto, signore, sono in ottime condizioni. Partendo da Montgeron alle 3 dovevo logicamente giungere alla locanda alle 4:15 precise. Dovevo fare una visita al signor Duplessis e tale visita poteva durare al più un quarto d'ora. Calcolando quindi il tempo che mi ci voleva per arrivare qui, non potevo giungere più tardi delle 5. Ora sono le 5 in punto. Anzi, passate da qualche minuto. Non è esatto il mio calcolo, Germano? Perfettamente, signore. Ma il mio padrone non c'è. I bagagli almeno sono pronti? Col vostro permesso, signore. Quali bagagli? I bauli, dico, sono preparati laggiù al castello? Penso di no, signore. Anzi, sono sicuro di no. Eppure avevo scritto mio nipote che la granduchessa di Gotha aveva partorito. La granduchessa, capisci? Germano non è una cosa da nulla. Lo credo bene, signore. Gli avevo anche scritto che il signor Depré l'altro ieri sera era venuto a farmi visita. Il signor Depré giungeva da Saint-Cloud e veniva ad avvisarmi che il ministro mi pregava di passare nella mattina seguente, cioè ieri, nel suo gabinetto particolare. Stavo per obbedire a tale ordine allorché ebbi notizia che il ministro si era spostato a Compiègne a seguito del re. Andai dunque a Compiègne, poiché sapevo di che si trattava, non avevo tempo da perdere, lo capisci, Germano? Sì, signore. Il ministro era a caccia. Mi dissero dunque di recarmi dal signor di Gercourt, il quale in gran segretezza mi condusse sino agli appartamenti privati. E il re era partito proprio allora per Fontainebleau. Una cosa spiacevole, signore. Affatto. Tengo soltanto a farti notare come io sia puntuale in tutte le mie cose. Oh, per quello sì, senz'altro, signore. La puntualità è la prima qualità a questo mondo. Si può anche dire che sia la base, la chiave di tutte le altre qualità, perché come la più bella l'aria di un'opera o il più forbito passo di eloquenza non piacerebbero a sproposito allo stesso modo. Le virtù più rare, i procedimenti più delicati non hanno pregio alcuno se non si mostrano nel momento adatto e prestabilito. Ricorda bene, Germano. Niente è più deplorevole che giungere a sproposito. Anche quando si hanno i più alti meriti, prova ne sia quel celebre diplomatico che giunse troppo tardi per assistere alla morte del re e vide la regina che si stava facendo i ricci, capisci? I ricci! I migliori talenti si distruggono così ed abbiamo visto delle persone copertesi di gloria sul campo di battaglia ed anche nella diplomazia perdere la loro fortuna perché sprovviste di un discreto orologio regolato a puntino. Il tuo, vabbè, è amico mio? Lo rimetto di continuo, signore. Molto bene. Ti dirò dunque, per concludere, che avendo incontrato a Compiègne la marchesa di Merivaux ed avendomi questo offerto un posto nella sua carrozza, ho saputo di essere stato tratto in inganno da informazioni inesatte che il ministro si era recato a Parigi. Andai dunque a Parigi e sua eccellenza mi ricevette alle 2:30. Volle personalmente comunicarmi che la granduchessa di Gotha aveva partorito e che il re aveva prescelto me e mio nipote per andare a complimentarla. A Gotha? A Gotha. È un grande onore per il tuo padrone, lo sai. Oh, non lo metto in dubbio, signore. Ma è uscito. Ed ecco quello che non arrivo a capire. Dunque è ancora il solito stordito, il solito distratto, dimentica sempre tutto. Non si può nemmeno dire questo, signore. Non è che egli dimentichi.
E chi pensa ad altro? Ebbene, bisogna che domattina, senza farlo, sia in cammino per la Germania. Ma non ha dato nessun ordine per la partenza, quindi? No, signore, nulla di particolare. Soltanto questa mattina ha aperto un gran baule e ci ha camminato lungamente intorno. E che vi ha messo dentro? Una carta da musica, signore. Una carta da musica? Sì, signore. Dopodiché l'ha messa nel baule e si è cacciato la chiave al collo. Una carta da musica? Ma se lei sapesse se chi soffre di questa grave malattia non oserebbe fidargli una questione di tanta importanza. Fortunatamente, mio nipote è sotto la mia stretta sorveglianza. Ma dunque, non ha più detto niente? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Ha cantato, signore. Ha cantato tutto il giorno. Ha cantato. Meravigliosamente. Sapesse che piacere sentirlo. Là ci daremo la mano, là mi dirai di sì. Bel inizio per un ambasciatore. Germano, tu sei un uomo di buon senso. Ora dimmi, lo credi realmente capace di condursi da persona di criterio in una congiuntura tanto delicata? Che cosa, signore, andare a Gotha a fare un bel inchino con una guerra? Mi sembra che ci andrei anch'io, signore. Ma tu non sai neanche di che parli! Perbacco, signore, la granduchessa mi avevate detto che aveva partorito. Ha dato alla luce un nuovo rampollo di un augusto ceppo! Ma infine, cosa ha detto? Cosa ha fatto? È venuto qui, signore, non so più quante volte a bussare alla porta della contessa. E dov'è la contessa? Non si è ancora alzata, signore. A quest'ora? È inconcepibile, non pranza dunque questa donna? No, signore, cena. Altro c'è, bello incrinato, bel vicinato per un pazzo. Signore, il mio padrone si sentirebbe offeso nel sentirsi trattare in questo modo. Se qualcuno si arrischia a fargli rilevare la minima distrazione, monta in collera in modo spaventoso. Appunto, che l'altro giorno è stato appunto lì lì per massacrarmi, perché gli avevo fatto notare che al posto dello zucchero aveva messo tabacco nelle fragole. E ieri, al più tardi... Dio, ma si può credere che un uomo di merito, e del più alto merito, perché mio nipote è molto distinto Germano, si smarrisca in modo tanto puerile, tanto deplorevole? È davvero una cosa funesta. Non l'ho visto forse con i miei occhi attraversare una contraddanza a corte con la mano in tasca, no, e passeggiarsela nel bel mezzo di una quadriglia come se si trovasse nel viale di un giardino. E l'inverno scorso c'era una gran festa e una gran folla di invitati. E il signor Vertigo, il poeta che abita qui vicino, reggeva un suo melodramma in versi alla scena più commovente, quando tutte le giovinette scoppiavano a piangere. Ecco che il mio padrone si alza e va a prendere un bicchiere d'acqua appoggiato sulla tavola per l'autore. Ovviamente tutto l'effetto della scena è andato distrutto, distrutto, signore. Non mi meraviglia affatto. Un giorno ha messo 30 soldi in una tazza di tè offertagli da una graziosa ragazza, credendo si trattasse di un acquisto di beneficenza. E l'anno scorso, signore, al matrimonio di suo fratello, quando voi eravate assente, questa sera entra in stanza, allora che io lo seguo per aiutare a vestirsi. Lui mi scaccia fuori con grande vigore, allora che se la passeggia per un'oretta, con rispetto parlando, in camicia, dopodiché si ferma su dei piedi, si guarda allo specchio e dice: ma che sto facendo? Si domanda. Perbacco, è notte, vado a letto. E senz'altro si metteva a letto dimenticandosi nozze e pranzo, se non fosse andato io a ricordarglielo. E tu credi che uno stravagante di questa fatta sia capace di andare a Gotha? Vedi un po' che compito mi assumo, Germano, perché bisogna bene che piaccia o non piaccia, gli ordini del re vengano eseguiti! Mio nipote ha l'incarico e gli è stato dato tale incarico perché ha un nome, quello di suo padre, che è più del mio! E tuttavia sono io il responsabile! Signore, ma il mio padrone ha delle qualità! Senza dubbio. Ma basta,
Mi aveva pur promesso di correggersi. Cerca di farlo, signore, ma piano piano. E se mi date il vostro permesso... Eccolo! Ecco fatto! Questa è una scommessa, mi ruberanno dunque sempre tutte le mie carte! Signore, c'è il signor barone. Un giorno di questi farò piazza pulita e metterò tutti alla porta. E tu per il primo, Marrano. Buongiorno, che vi capita? Dov'è quella carta da musica che avevo poco fa? Dove l'avete messa? Briccone, dove l'hai messa? Signore, è il signor barone. Oh, caro zio! Scusate, venite da Parigi, che ho perduto una carta da musica. Deve essere senz'altro quella che ha messo nel baule. Nipote mio, vedete che io sono puntuale, sono arrivato all'ora stabilita. Voi siete pronto a partire? A partire? Sì, domattina. Assolutamente. Se sarò rifiutato, partirò immediatamente e non mi vedrete mai più! Che rifiuto? Che volete dire? Sull'onor mio, sì, se sarò ricevuto con freddezza. Se il mio tentativo sarà colto male, la mia decisione è irrevocabile. E via, che freddezza, che cattiva accoglienza dovete temere una volta che giungete in nome del re? Perché il re si occupa di queste cose. Per dirci, pare di sì, dal momento che sarete l'autore di una lettera autografa di Sua Maestà. Una lettera da parte di Sua Maestà per la contessa. Per la granduchessa! Dimenticate che siete stato incaricato! Ah, no, no, è che confondevo! Perché ora scrivere anche una lettera per la contessa? A proposito, l'avete vista? No, dorme. Ecco, appunto, su questa cosa... Che cosa mi dite di questa faccenda? Non faccio bene. Che faccenda? Oddio, so già che cosa state per dirmi. Che non l'avete mai potuta soffrire, che gli avete intentato un processo perché vi siete bisticciato con lei. Ma io mi domando, che cosa ci guadagnate? Il vostro avvocato ha tornito delle belle frasi per un meschino pezzo di vigna. E adesso che è salito in Parlamento si va dicendo che faccia dell'alta politica. Ma io sostengo che non ha fatto politica e che la legge sarà bocciata. Ma cosa state dicendo? Ci sono delle questioni molto delicate che hanno bisogno della massima attenzione vostra. Allora non avete che da parlare. Parlate, signor zio, vi ascolto. Parlo della nostra ambasceria. Vi ricordate quanto vi ho scritto al riguardo? Mi ricordo. La nostra ambasceria, sono sempre agli ordini del re. Benissimo. Sua Maestà conosce la mia devozione. Sarete pronto dunque? E ne dubitereste, gli ordini sono già stati impartiti. Germano, hai preparato tutto? Col vostro permesso, signore, io non ho ricevuto nessun ordine. Triccone, il baule che ti avevo detto di prendere dalla mia camera. Ah, se volete cantare in viaggio, signore. Ma chi cantare in viaggio? Insolente! Parlo della carta da musica, signore. Quella che avete messo nel baule, dopodiché vi siete messo la chiave al collo. È vero. Me l'avrei data insieme ai guanti al fazzoletto prima. Questa gente non fa mai attenzione. Ma io, signore, vi posso assicurare che... Lasci. Non aggiungere parole e vai a preparare quanto occorre. Col vostro permesso. Ed ora, Valver, bisogna che io vi lasci per andare dal signor Duplessis a prendere le lettere comendatizie. Non ho da dirvi che due parole. Ricordatevi, caro nipote, che questa è tutt'altro che una missione qualsiasi e che il vostro avvenire può dipendere dall'abilità che vi metterete. Mio Dio, lo so benissimo. Ecco, dovete dunque promettermi di compiere uno sforzo salutare su di voi, di vincere queste distrazioni, queste debolezze, talvolta così sgradevoli, al fine di condurre a termine il vostro compito con la dovuta saggezza. Se non è che questo, ve lo prometto. Bene, andate e finite di dare gli ordini. Oh.
Mancano 20 minuti alle 6. Io vado dal signor Duplessis dunque, che non sta distante, e sarò di ritorno per pranzo. Orsù, voi mi promettete di seguire punto per punto tutti i miei consigli? Li conoscete bene, quei signori della corte. Andrò a firmarmi dappertutto, so bene come si tratta con loro. Mi basta di conoscere il nome del vostro relatore e mi occuperò della faccenda. Relatori? Io non ho relatori. Signore, se non avete ancora un relatore, mi sembra presto per sollecitare i giudici. I giudici a che proposito? Ma per il vostro processo. Ma io non ho processi! Ma i signori della corte, avete detto voi? Parlavo della corte di Sassonia-Gotha! Ah! Per la nostra masceria, ovviamente, e che la contessa ha un processo, io mi sono incaricato di occuparmene. Sì, sappiamo benissimo. Madonna, così affascinante. Lo sappiamo benissimo che siete cotto di lei e che per starle vicino vi siete seppellito nel vostro castello. Ma è necessario che questo vostro sentimento non intralci i nostri piani, se non vi spiace. State tranquillo, lasciate che mi occupi della questione. Lo so, quando non ci penso posso sembrare un tantino noncurante, ma quando mi occupo di questioni importanti nessuno è più attento di me. Meno male. Andate, lasciate che mi occupi del resto. Vedremo come siete preciso. Sorvegliere Germano per evitare che mi combini qualche sciocchezza. Benissimo. Andate, signore. Mettere a posto le mie carte, perché ne ho tante. Non trattenetemi oltre, ve ne prego. Io me ne guardi, signore. Andate a prendere le lettere del re. Dal mio canto scriverò a mia madre. Bisogna che ringrazi il ministro. Lascerò il cane alla signora Berroscia, perché ho tutti i parenti. Il vostro ritorno, si spera, il matrimonio sarà deciso. Il matrimonio? Che matrimonio? Ma il mio, zio, non me l'avevo detto. Che significa questo scherzo? Il vostro matrimonio, dite? Con la contessa? Non lo sapevate? No, davvero, è con un'altra. Beh, come potete vedere, questa faccenda mi dà molti pensieri. Ma non ci si sposa alla vigilia di una partenza. Penso che sarà per il vostro ritorno. Tutt'altro, la mia sorte si decide oggi. Non pensateci neppure, caro mio. Ci penso moltissimo, perché non partirò se non dopo e a seconda della sua risposta. Ma cosa ha a che vedere la nostra masceria col fatto che la risposta sia buona o cattiva? Dico, non penserete mica di portare la contessa con noi? E perché no? Se acconsente? Misericordia. Una donna in viaggio con noi. Scatole, cameriere, vestiti, cappelli, notti in albergo, strigli per un vetro rotto! Parlate di bagatelle. Parlo di ciò che è conveniente. Questo di certo non lo è. Nelle credenziali di cui sono in possesso non sono sicuro che una donna verrà con noi in viaggio. Non so se questo sarà approvato. Di che mi preoccupa ben poco? Ma me ne preoccupo molto io che vi parlo. E se insistete, vi dichiaro. Vero, questo giovanotto è pazzo. Non è possibile che venga a Gotha. Che fare? Non posso andare da solo perché il suo nome è scritto in tutte le commendatrici regge. Se dico le cose come stanno nasce uno scandalo. E quando anche io riesca di sostituire il suo nome con il mio, che sarebbe cosa molto giusta, sarebbe comunque un ritardo e verrebbe meno l'occasione. Francesco! Castella contessa. Ed io sono in ritardo per il mio appuntamento col signor Duplessis. Nipote mio, ascoltatemi! Oh, zio, siete tornato! Io non posso, cioè... Siete innamorato della contessa, giusto? Questo è un mio segreto. Se me l'avete detto voi o non. Ah, se mi è fuggito di bocca non lo dico. Ma scherziamo, ve ne prego. Io non posso intercedere per voi presso la contessa. Ella mi detesta e io ho fretta. Ecco, la mia proposta è questa. Ci sono due questioni da condurre in porto. La nostra ambasceria e il vostro matrimonio. Non sacrificate l'una all'altra. Non chiedo di meglio. Chiedete dunque alla contessa questa cosa e se accetta non mi oppongo che venga con noi. Ma ciò non potrebbe avvenire dall'oggi al domani, si capisce, naturalmente. Naturalmente? Ecco, perciò potrebbe raggiungerci. Oh, ecco una buona idea, finalmente. Mi pare, e se poi vi rifiuta... Se rifiuta la abbandonerò per sempre. Ecco, appunto, fuggirete un'ingrata. Non la adorerò per sempre. D'accordo. Non è cattivo.
negativo ed anche le sue distrazioni, se abilmente manovrate, possono tornargli a suo vantaggio. Nessuno è stato in grado di guidarlo, signora. Orsu può venire a Gotha. Siamo d'accordo, allora, vi lascio. Al mio ritorno, la vostra dichiarazione sarà fatta e spero che il successo vi arriverà. La contessa, quanto sembra, si aspetta la vostra proposta. Non lo so troppo, perché sono già tante volte che vengo qua per parlarle, ma non so come accade, me ne dimentico sempre. Questa volta però me lo sono scritto. Ecco un matrimonio bello via. E poi non so se acconsentirà, perché è difficile fissarla a lungo su uno stesso argomento. Quando le si parla sembra che vi stia a sentire, ma in realtà è a mille miglia di distanza. Che sia distratta! Esatto, è distratta ed è una cosa insopportabile, credetemi. A chi lo dite? Beh, vado dal signor Duplessis. Ah, andate, signore, andate. Perché tra il matrimonio, il processo e l'ambasceria sono molto occupato. Devo leggere un altro romanzo che mi ha chiesto la contessa. Devo rispondere a mille lettere. Tutte queste cose, come potete capire, non possono andare insieme. Va bene, ma pensate prima di tutto al vostro matrimonio. Ah, sì, il mio matrimonio. Questo diavolo di faccenda mi fa perdere la testa. Andate, non vi accompagno. No, scherzate. Voleva sorvegliare Germano, ma sarà meglio che io faccia sorvegliare lui. Ehi! Ehi, qualcuno! Il signore ha chiamato? Sì, attaccate i cavalli, voglio andare dalla contessa. Ma, signore, voi siete già in casa della contessa. Eh? Ah, già, è vero, assolutamente. È quello che pensavo, eh? Oh! Eccola che arriva! Francesco, dio Vittoria di venire da me, grazie! Sono qui, signora. Oh, bene, cara! Signor De Gaulle! Quale piacere vedere che ieri sera siete stato così divertente con le vostre distrazioni che quando fate così io vi amo alla follia! Non è il modo migliore per correggermene, signora, al contrario. Tuttavia, come spesso si dice, i contrari si attraggono. Vittoria, voglio assolutamente il mio vestito e poi datemi un altro colletto che questo mi sta tanto male da fare, orrore. Ma sedetevi dunque. La signora non ha che da rendermelo se non lo vuole, eppure è fatto bene, solo c'è una piega. Una piega? Ma lo dicevo io che va benissimo così. Anzi, interessatevi perché la signorina Duffu me ne faccia un altro uguale, ma dico identico, capite? E per quando lo vorrebbe la signora? Ma per domattina, dal momento che ho fretta, basterà mandare subito Francesco. Non so se ci sarà il tempo necessario, signora. Naturalmente. Voi trovate sempre impossibile ciò che io desidero. E poi mi venite a dire che mi siete affezionata? Questo è vero, la signora mi rimprovera. Bene, bene. E datemi il rossetto. E voi, signor Di Valve, ma non dite nulla? Siete voi che non mi ascoltate. Scusatemi, scusatemi tanto. Non parlavate dei contrari? Parlavo dei contrari o dei contratti? Può essere. Vittoria? Sì? Non so più quello che volevo dire. Questa storia dei contratti... Ve lo dirò ben io quando vorrete ascoltarmi. Ma io vi ascolto sempre con piacere. Riceverete quest'oggi? No, se non volete. Ecco cosa volevo dire, Vittoria. Dal momento che tutti i seccatori della città prendono il mio parco per meta delle loro passeggiate, oggi non facciamo entrare nessuno. Vado a dirlo, signora. Me ne sarei grato, perché avrei da parlarvi molto seriamente. Ma mia cognata però... Sì, signora. Sto pazza per voi, sapete, signor Di Valve? Sì, è una donna affascinante, una di quelle che ti conquistano dal primo momento. Facciamo entrare anche il signor Di Clermont. Ma perché non anche il signor Della Tour? Sì, anche il signor Della Tour! Va bene, vado a dirlo. Ah no, aspettate, portatemi la lista di ieri. Ma la signora ieri fece entrare tutti. Credete? Ne sono certa. Allora in questo caso facciamo entrare tutti! La signora ha ancora bisogno di me? No, no, vai pure, ma non allontanarti troppo ed avvertimi quando saranno arrivate quelle stoffe. Le stoffe? Sì, le stoffe. Fate acquisti. Per l'inverno prossimo. Vi piace la società? Ah, indubbiamente. Non conosco altra vita. Sapeste quanto sono stata infelice con mio marito? Mi ha tenuta rinchiusa nelle sue terre per ben 3 anni. In una delle sue terre? Sì. Eccettuato un viaggio che abbiamo fatto sulle rive del Reno. Le rive del Reno? Sì. Sono belli quei paesi. Ah, non saprei proprio dirlo, non me ne intendo. Ci si affatica così tanto a fare ogni sorta di questi viaggi, io francamente non ne vedo la differenza. Mi mostrano castelli, boschi, fiumi. Chiese, soprattutto chiese. Oh, oddio, le chiese gotiche, ci fa un freddo, mi prendevo un raffreddore al
giorno e mi ricordo ancora quando mi alzavo nel mio bel letto caldo, rotta di fatica per il viaggio in carrozza alla posta. E il signor Di Vernon entrava nella mia camera con la prospettiva di una cattedra. Doveva essere molto penoso. Ah, da farsi maomettana per restare a casa. E badate bene che non bastava visitare i sotterranei umidi e torcersi il collo per ammirare i rosoni. Ma il trionfo di mio marito era quello di salire sui campanili e mi trascinava con sé. Sapete che lavoro è? Ci si attorciglia in queste torrette soffocanti. Si sale, si gira, si sale, si gira tantissimo che ti sembra di avere un grande cavatappi nella testa che ti viene mal di mare e devi chiudere gli occhi perché hai paura di cadere. Poi quando arrivi in cima alla tua guida, tira fuori di tasca un binocolo per farti vedere il paesaggio. Ecco come ho visitato la Germania. Eppure è proprio quella la strada che stiamo per prendere il barone ed io. Il barone è qui? Sì, è arrivato stamattina da Parigi insieme a quel gran temporale. Deve essere stato questo che ha fatto guardare il tema. L'arrivo del barone, ah, siete deliziosi. Sì, parlavate di lui? Sì, dite benissimo. Credevo, perché ogni tanto mi sbaglio ed è una cosa insopportabile. Io mi trovo delizioso così. Ma che cosa state cercando? Dimenticavo. Cosa? Signora, se voleste riprendere marito. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Con me sareste la donna più felice del mondo. Con voi? Sì, con me. È inconcepibile, non lo trovo. Ma che cosa? Cosa state cercando? Un foglio che avevo qui dianzi. È una cosa importante? Sì e no, è una canzone. Ma io ne ho una raccolta intera, se volete posso prestarvela. È completa dal 1650 in poi. La mia, però, è una canzone nuova. Ma ce ne sono anche nella mia raccolta. Di canzoni nuove? Nuove per quell'epoca. Dal 1650? Ah, siete sempre lo stesso. Beh, io sono costante. È una cosa che non riesce facile con le donne. Ah, e voi lo sapete bene. Da ridire delle donne. Se voleste essere mio. La ci darem la mano. È il vostro domestico. La signora mi scusi. E che da consegnare una lettera al signor Marchese da parte del signor Barone. Ma questo è uno spartito. Non è quello che cercavate? Fatemi vedere un po'. A quanto pare sì, me l'avevate rubato. Il signore mi scusi. Sì. E chi? Il signor Barone mi aveva chiesto se voi chiamate. Cosa? Se stavate pensando ai vostri affari. Certo che sto pensando ai nostri affari, ai miei affari, ma no. Tu vieni a disturbarci. No. E che il signor Barone ha avuto proprio orrore, un espresso da Fontainebleau. L'ha messo tutto in inquietudine, è dovuto tornare dal signor Duplessis, era tutto sotto sopra. Sì, tanto è vero che io ho dovuto mandare quella lettera solamente per avere un testo e dirlo senza rimanere. No, no, signora, state sbagliando, non è affatto così. Signora, ma che cosa state combinando? Da, permettetemi, grazie. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Non sei una pallida molti di affari. Eh? E vedi che avevo ragione, giusto? Sì, per quanto riguarda la musica, ma le parole, ah, signora, le parole io non le conosco. Un, due, la ci darem la mano, la mi sembra questa la strada per Gotha. Che strano, ho dimenticato il resto. Strano, con la vostra memoria. Sì, avete ragione, io di solito ricordo tutto quello che voglio. Signora, sono arrivate le stoffe. Bene, molto bene. Andate, non mi trattengo oltre. Ah, non venite con me, mi potreste dare il vostro parere? No, io oggi non mi muovo di qui, aspetto qualcuno. Ah, qui in casa mia? Sì. Ah, a proposito, siete voi? Io? Sì! Non me l'avevo già detto! Che cosa? Che ho un desiderio pazzo di sposarvi! Non saprei quando. Ma come, poco fa sono venuto apposta. Non me ne ricordo. Ma che cosa avete fatto? Siete distratta in modo inconcepibile. Mi sembra tuttavia di ricordare che vi ho parlato del mio viaggio. Che viaggio? Il mio viaggio in Germania. Ma no, sono stata io a parlare del mio viaggio. Che viaggio? Ma quello con mio marito sulle rive del Reno. Ma no, vi assicuro signore che sono stata io. Ah, state divagando.
piuttosto venite di là con me che vi do la fine della spartita con la canzone di Scherzo. Sì, signora, sono stato io che vi ho parlato. Che sarebbe sui ma no, ma non ricordate bene, ma la vostra memoria non è come la mia, signorina Vittoria, che cosa ne dite? Voi sapete che il signore è innamorato della signora? E so anche che la signora ama il signore. E che il signore vorrebbe sposare la signora. E che lei non chiede di meglio. Ne siete sicura? Sicurissima. Forse voi ne sapete che noi andiamo a fare gli ambasciatori. E dove? A Gotha. Sembra a quanto pare che una determinata granduchessa di Gotha abbia partorito. E che noi andiamo a rivederla. E questo che significa? Significa che il marchese aspetta dalla signora un sì o un no bello tondo per partirsene con l'anima in pace. E che noi partiamo domani mattina col barone. E che basterebbe solo quella parola per aggiustare ogni cosa. Ma invece che dirsela quei due cantano! Oh, però lui ha parlato di matrimonio e di viaggio. E lei le ha risposto con una canzone. Ma perché il barone non viene in loro soccorso? Perché ha paura di guastar tutto. Sembra a quanto pare che si siano bisticciati. Ah, signor Germano. Signorina Vittoria. I nostri due padroni sono due bambinoni. Dobbiamo sistemare noi questa faccenda. Avevate un foglio poc'anzi, non è quello che cantavano? È proprio lì. Ah. Sul leggio. È il Don Giovanni di Monza. Ah, perfetto. Basterà solo scrivere. Ma che cosa state scrivendo? Ah, non datevi pensiero. Mettiamo piuttosto sul clavicembalo. Ma se poi si arrabbiano? Ah, possibile. Lei sogna di lui anche ad occhi aperti, a maggior ragione. Stiamo arrivando, andiamoci. E scontiamo. Vai, vieni con te. Ma no, ricordate bene, sono stato io che... Ma avete la testa dura, porca. Ma incredibile. Eccovi finalmente felice con uno spartito in mano, ben sicuro della vostra memoria. Non mi serve a niente lo spartito, mi ricordo tutto a memoria. Là ci daremo la mano, là mi direi di sì. Vedi, non è lontano. Partiamo bel mio di qui. Ci mettete un'espressione proprio. Non è difficile esprimere quello che si ha nel cuore, signora. E queste parole sembrano scritte apposta perché io le dica. Credo che voi stiate scherzando. Affatto. Giuro sull'anima mia e su tutto ciò che ho di più chiaro che trovo bene queste parole. Ma quando è così venite a cantarle, io vi accompagno. A cosa pensate dunque? Alla mia stoffa rosa, non vi piace? No, preferisco quel tattacolo con foglia secca. Ah, è una stoffa vecchia. Eppure mi è sembrata nuova. Ah, lasciamo perdere che ci sono delle cose che sembrano sempre dell'anno scorso. Come femminile quello che dite. Femminile? Sì, Dio mio, sempre cose nuove. Ecco che cosa occorre a voi altre donne. A voi altre donne? Non conoscete altro che il presente. Non vi date pensiero di quello che è accaduto il giorno avanti. E quanto al domani non ci pensate neppure. Io vi dico che se io fossi sposato, mia moglie non avrebbe tutte queste fantasie per la testa. E le faresti portare un abito color foglia secca? Color foglia secca, se ciò fosse di mio gusto. Lei ne riderebbe. E poi non lo porterebbe? Lo porterebbe tutta la vita se mi amasse davvero. Allora a queste condizioni arriverete scapolo, vita natural durante. Dite sul serio? Sì. Anzi, vi consiglio proprio di rinunciare a trovare una vittima di buona volontà. Cielo, ma è la mia morte che mi annunciate con queste parole. La vostra morte? Proprio! Io non sono come voi, signora, a me non occorre dirmela due volte una cosa. Oddio, temevo questa crudele parola, ma pur prevedendola non me l'aspettavo. Essa mi mette alla disperazione, mi soffoca. In nome del cielo, non la ripetete! E credete forse che io possa restare al mondo lontano da voi, lontano da ciò che ho di più caro? La vita mi sarebbe insopportabile.
Ridete, signora, ridete pure! So bene che cosa mi direte! Che un viaggio all'improvviso è sempre sgradevole e che se io ho i miei progetti, voi avete i vostri, che so io, troverete 100 ragioni, 100 ostacoli! Ma ce n'è uno solo! Chi ama vede forse ostacoli? È il processo che vi trattiene! Vi ho detto che potete considerarlo vinto! Ce l'ho, sono andato 20 volte dal vostro avvocato! Sta un po' lontano, ma che cosa importa? No, non è questo, signora, che mi preoccupa! Voi non mi amate! Albert, scusate, non sto capendo che cosa state impasticciando. Non dico che la verità, signora, la pura verità. Ma poiché non volete comprenderla, io mi ritiro. Addio! Valder, venite qui! A me le distrazioni piacciono, a patto che siano divertenti. Se voi prendete il cappello del vicino, chiamate signorina rivolgendovi al curato, nessuno pensa di aversene male. Ma già non mi deve dare permesso di perdere la ragione o di parlare per un abito con una foglia secca, come un individuo che sia per annegare. Capirete che per coloro che assistono alla scena la cosa non è più divertente. Occorre loro molta pazienza e non è mai bene fare affidamento su di essa, perché la pazienza è la nemica mortale delle donne! Con ciò volete dire che mi importuno, dunque! Ragioni in più per allontanarmi da voi! Perdete la testa! Di bene in meglio, infelice che sono! Non cenate con me? No, signora, non ceno con voi! Io vado a casa mia! Addio! Ma in fede mia fate ciò che vi pare, ma siete incomprensibile! È intollerabile! Lasciatemi la mia musica. Lei che amavo così teneramente. Dovevo proprio dispiacerle. Ma che ho fatto mai per offenderla in quel modo? Che cosa? Sono venuto qui, con il cuore pieno di lei, a mettere tutta la mia vita ai suoi piedi. In piena confidenza le ho dichiarato sinceramente il mio amore. Le ho chiesto la mano nel modo più aperto e più corretto del mondo. E lei mi respinge con tanta durezza. È una cosa inconcepibile, più ci penso e meno lo capisco. Bisogna proprio che senza accorgermene debba aver commesso qualcosa di imperdonabile. Albert. Imperdonabile, ma non è possibile. Quando la rivedrò mi perdonerà. Sì, Germano, andiamo, voglio uscire. Sì. Bisogna che la riveda. Lei è così buona ed è così indulgente, così graziosa, così bella. Nessuna donna può esserle paragonata. Ah, questa distrazione mi ha fatto. È anche vero che è diabolica nella sua civetteria e che è pigra da far pietà. La sua continua storditaggine. Trattasi guasta, Valder. La sua continua storditaggine converrebbe poi ad un uomo di ragione. Avrebbe quella calma, quella presenza di spirito, quell'eguaglianza di carattere che sono così necessarie in un matrimonio. Con una donna del genere avrei il mio da fare. La ci darem la mano. Ma che brava musicista. Germano. Sì, saremo così felici io e lei soli in un qualche pacifico ritiro, con alcuni amici. Con tutto ciò che lei ama e che sicuramente saprei amare anch'io. Meno male. Ma no, perché lei ama la gente e le feste! Oddio, Germano, e va bene, non sarò geloso. Chi potrebbe esserlo di una donna come lei? Metterei tutto il mio orgoglio nel vederla ammirata. Per amor suo mi farei piacere i divertimenti che mi annoiano. Mi fiderei di lei come di me stesso. E se dovesse tradirmi, Germano, le pianterei un pugnale nel cuore. No! Va. Signora Contessa, non credevo. Prima di uccidermi, leggete questo. Il signor Marchese è pregato di ricordarsi di sposare la signora Contessa prima di partire per la Germania. Ebbene, vedete che ero stato io a parlarvi del mio viaggio e non voi. Quindi è vero che partite? Me lo di... Sono 2 ore che mi sto sgolando! Ah, perché sei inviato la mia cameriera per me, dopo che quelle 3 righe sono di suo pugno. Non scrive mica male. No, ma scrive delle impertinenze. Niente affatto, perché era il mio pensiero. E che andate a fare in Germania? I complimenti alla Granduchessa da parte del re. E quando partite? Domani mattina. Quindi vorreste sposarmi strada facendo? Per l'appunto!
appunto, volevo portarvi con me. Non sarebbe più delizioso dei viaggi? Un rapimento? Sì, ma in forma legale. Sarebbe grazioso. Naturalmente faremo le pubblicazioni. Ad ogni età, poi i testimoni? C'è mio zio. E i nostri genitori? Non chiedono di meglio. E la gente? Di che cosa potrebbero dire? Siamo due persone per bene, a quanto ne so. Non ci scambieranno per due banchieri falliti solo perché partiamo su una carrozza da posta. Il vostro progetto è tanto assurdo, tanto stravagante, che mi diverte. Eseguiamolo allora, sarà semplicissimo. Sono quasi tentata. Germano, prendi il baule che hai pesato e prendere e portalo qui. Ma il vostro baule qui, ma siete pazzi? Sì, signora, perché vedete, quando si ha una buona idea non bisogna lasciarsela scappare. Non conosco altre regole. Un momento. Prima di partire, avere spiegate per le Indie. Bisogna prendere il passaporto. Siete proprio sicuro che io sia dotata di quelle qualità necessarie per fondare convenientemente una famiglia in uno dei vostri castelli in aria? In aria? Ho quella calma, quell'eguaglianza di carattere che sono necessarie in una casa, soprattutto quando il padrone ne dà l'esempio. Signora, vi burlate di me? Devo proprio ripetervi quello che sanno tutti. Che in voi si possono osservare tutte le grazie, tutte le virtù e tutte le qualità. Ah, ma dimenticate che sono civetta, pigra da fare il proprio pietà e stordita. Soprattutto stordita. E chi ha detto queste cose? Un mio amico. Un impertinente? Non sempre, è un tipo originale che traccia dei ritratti allo specchio e poi li dipinge a propria immagine e somiglianza. Indovinate un po'? È un diplomatico che è anche un buon musicista. Un poeta che si intende di stoffe. Un cacciatore pericoloso per la siepe del vicino. Molto temibile a gioco per suo compagno. Un uomo di spirito che spesso dice delle sciocchezze. E un galantuomo che spesso ne commette. Un amante, infine, pieno di delicatezza, che per conquistarsi il cuore di una donna le rivolge dei complimenti per abitudine e delle insolenze per distrazione. Signora, vi giuro che questa sarà la mia ultima distrazione. Vedrete, durante il nostro viaggio... Ma ho consentito io a fare questo viaggio? Beh, mi avete detto di sì. Ho detto quasi di sì. Tra queste due parole c'è di mezzo un mondo intero. Ma consentite allora, signora, e vedrete che il ritratto che avete fatto poc'anzi cambierà. Sì, lo riconosco, se oggi è rassomigliante è solo colpa vostra. Perché il dubbio, il timore e la speranza dei quali mi dibattevo mi impedivano di vedere, di comprendere o di intendere qualsiasi cosa che non foste voi. Non fatemi il torto di credere che avrei perso la ragione se vi avessi amato di meno. Io la ragione l'avevo lasciata nei vostri occhi. E una sola parola può restituirmi. Questo vostro discorso mi fa venire in mente un'idea divertente. Potrebbe essere capitato, infatti, che senza accorgercene ci fossimo scambiati la ragione l'un l'altro. Voi dite di essere distratto per l'amore che avete per me. Ed io forse sono stordita per l'affetto che ho per voi. Che ne direste di provare a riparare reciprocamente al male che ci siamo fatti, da che io vi ho preso il vostro buonsenso e voi avete preso il mio. Potremmo regolarci a seconda dei nostri reciproci consigli. Sarebbe un ottimo metodo per arrivare a una grande saggezza. Non chiedo altro che obbedirvi. Ma non si tratta di questo, ma di un semplice scambio. Io, per esempio, sono pigra, me l'avete detto. Beh, non è che... Me l'avete detto e ne convengo. Voi, al contrario, siete sempre in movimento. Tornate dalla caccia quando io mi alzo dal letto. Avete di continuo la vita sporca di inchiostro, mentre per me lo scrivere è una fatica. Lo stesso vale per la lettura. Voi divorate con appetito feroce persino le tragedie. Ed io mi addormento al dolce mormorio dei loro versi. Tra la gente voi non sapete che fare, a meno che non vi capiti come il signor di Brancas di appendere una parrucca al lampadario. Voi ve ne state in un angolo, non parlate da solo, peggio. Parlate senza curarvi di chi vi sta accanto. Mentre io lo confesso, amo la conversazione. Arriverei persino alle ciarle se la gente già non lo facesse. Mentre voi ve ne state in un angolo, il muso unito, forastico, a me il chiasso mi diverte, mi trascina, un ballo mi abbaglia. Ora,
con tutti questi elementi disparati tra di loro, non potremmo comporre un bel quadro dove mettere voi la vostra foglia secca ed io il mio color di rosa, le nostre qualità in aggiunta ai nostri difetti, dove saremo a turno ora il cieco, ora il cane che lo guida. Non sarebbe un bel esempio per la gente un uomo che avesse in sé tanto amore da rinunciare a dire voglio, e una donna che con maggior sacrificio trovasse piacere nel dire se volessi. Voi mi rapite, lo so. Mi trasportate, lo so. Se voi mi giudicaste degno di affidarvi tutta la mia vita, io morrei di gioia ai vostri piedi. Davvero, ma che guadagno ci farei? Signore, c'è il baule. E mio zio? È ancora dal signor Duplessis. E allora che facciamo? E allora? E allora partiamo? Sì! Francesco, Vittoria, Germano! Va a prendere la mia tromba! Francesco, Vittoria, il mio cofanetto! E ricordatevi lo spartito almeno. Assolutamente, signora. Lo conserverò gelosamente. Adesso mi ricorderà il giorno più bello della mia vita. Che cosa c'è da dentro? Del tè. Ma ne possiamo comprare strada facendo? Ah no, io di altre qualità non ne posso prendere. Che giorni felici trascorreremo. E poi ci prenderemo dei costumi tedeschi, saranno bellissimi per un ballo in maschera. Non dovremmo portare anche l'orologio? Ma siete pazzo? E le vostre promesse, Valbe? Avete ragione. E poi basterà il mio orologio da taschino. E poi ricordatevi che dovete controllarvi ora che siete un diplomatico. State tranquilla, ho già fatto pratica. Sono stato in Danimarca e me la sono cavata onorevolmente. Mio zio, che si crede un genio, lui voleva controllarmi, ma date retta a me, lui è un rimbambito. Ormai ha perso completamente le rotelle. Buonasera, zio. Dovete scusarmi, signora, se arrivo così all'improvviso e senza neanche chiedere permesso, ma una circostanza imprevista. Mi fate gran piacere, signore. Zio. Abbracciatemi! E abbracciate anche la contessa! Tutto è finito! Tutto è dimenticato! Cioè, volevo dire, tutto è aggiustato. Voi dovete capire la mia felicità. Ahimè, nipote mio, tutto è perduto. La granduchessa di Gotha è morta. Peccato, e noi che avevamo preparato tutto per il viaggio. Orora ho preso dal signor Duplessis la tremenda notizia. Ah, quindi non partiamo più, io non pensavo ad altro. No, signora, non mi abbandonerete adesso. No, ma portatemi da qualche altra parte. Sì, sì, andremo in Italia, in Turchia, in Norvegia! Chi si sarebbe mai aspettato una così spaventosa catastrofe? Avevo tutto pronto, tutto preparato, avevo le commendatizie regie, i doni da recare. Avevo tutto previsto e mi va a capitare il solo caso a cui non avevo pensato. Caro zio, come dice anche il proverbio, non si pensa mai a tutto! Grazie.